Buonasera a tutti e benvenuti. Vi invito a alzarvi in piedi per ascoltare l'inno nazionale, grazie. L'assessore Rosa alle politiche sociali di Termini Imerese, Rosa Robbianco. Saluto la presidente del distretto Sicilia, Cettina Corallo, la vicepresidente del distretto Maria Ciancitto, la tesoriera del distretto Letizia Bonanno, la past presidente Rosa del distretto Rosa Maria Lascola. Saluto inoltre le presidenti delle altre sezioni, la presidente di Altavilla Milicia Mariella Cirafici, la presidente di Caccamo Nicasia Aviso, la presidente di Casteldaccia Viviana Vaccaro, la presidente di Cefalù Patrizia Messina, la presidente di Bagneria Adele Musso, la presidente di Villabate Lucia Schillaci. Saluto inoltre le care socie della mia sezione. Saluto i gentili ospiti. Grazie di essere intervenuti. Prima di iniziare la nostra cerimonia, io vorrei dare la parola al sindaco per il suo saluto. Sì, grazie. Ringrazio la presidente, ringrazio l'associazione FIDAPA, professione di Termini Imerese, e la FIDAPA in genere, quindi anche le istituzioni interne alla FIDAPA di altri comuni che fanno riferimento ad altri comuni che la Presidente può far richiamato. E dire, oggi è il giorno successivo all'8 marzo, che molto spesso è stato, anzi molto spesso viene ancora ora, come dire, utilizzato più sotto il punto di vista squisitamente commerciale per la vendita di fiori, la vendita di cioccolatini, la vendita di regali, piuttosto che per fare iniziative che lasciano da parte quello che era lo spirito iniziale di questa ricorrenza. E proprio ieri, nel corso di un incontro al quale ha partecipato anche una importante rappresentanza della vostra associazione, della FIDAPA, in particolare con l'intervento della presidentessa Felicia Perciabosco, nel corso di un dibattito patrocinato dalla città di Termini Imerese all'interno della Chiesa della Misericordia, che è una pertinenza del Museo Civico Baldassare del Romano di Termini Imerese, sono venuti fuori degli spunti da esperienze varie, esperienze
di magistrati, la mia esperienza, l'esperienza di donne che hanno e che lavorano e che si occupano nelle professioni, nella vita, anche nell'artigianato. Una cosa è certa, questa differenza oramai, diciamo, secondo me, fra uomo e donna non c'è più nella politica, non c'è più nelle professioni. Però, secondo me, lo voglio ribadire qui in questo contesto, il vero snodo, il vero problema non sta tanto nella differenza di sessi, quindi la parità dei sessi rispetto alle attività sociali, professionali o anche politiche. Per esempio, a Termini Imerese ora abbiamo due senatrici, donne, ma quanto piuttosto nella parità di trattamento fra uomo e donna quando la donna deve affronta uno dei momenti più importanti e più particolari della propria esistenza, che è quella del concepimento, quindi della gestazione, della gravidanza e poi del parto e del post-parto. Perché la mia testimonianza che ho portato lì, che riporto qui, una delle cose che più mi ha colpito in questi 9 mesi di consigliatura è stata quando una donna che lavorava, purtroppo capita soprattutto nel mezzogiorno, ci sono degli imprenditori che molto probabilmente hanno pochi scrupoli, la donna mi ha raccontato che dopo 12 anni, solo perché era in gravidanza, è stata sostanzialmente indotta con pressioni psicologiche, proprio con la voglia di far passare la voglia di andare pure a lavorare la mattina, a dimettersi, solo perché era in gravidanza, con le difficoltà, le conseguenti difficoltà di natura economica che ha dovuto subire lei e la sua famiglia. Ha cercato di lavorare in altri posti, e in altri posti, anche se la assumevano anche come domestica, faceva il funzionario amministrativo in quell'azienda, la domestica, non appena si scopriva che era al quinto, al sesto, al quarto, ma se ti capita qualche cosa mentre sei a casa mia, che mi succede? Voglio dire, è stata discriminata, e così purtroppo credo che ancora capiti, e capita proprio in relazione a una esperienza che credo sia l'esperienza più importante che una persona, sia essa uomo, sia essa donna, possa vivere nella propria vita, quella di avere un figlio. E quindi credo che è necessario, così come fa la FIDAPA da sempre, a Termini Imerese, da tanti anni, lo fa a livello regionale, lo fa a livello nazionale, poi mi confrontavo con la past presidente La Scola, che tanto ha contribuito insieme a tutte voi a tenere alto il nome della FIDAPA, a Termini Imerese in particolare, tenere alta quella corda, tenere tesa quella corda, diciamo, non dimenticando che, vero è che oramai siamo tutti abituati a vedere donne anche nei ruoli più importanti e più disparati, ma è anche vero che in un angolo nascosto, al di fuori dei riflettori, al di fuori di quelle che possono essere le figure apicali, ci sono ancora oggi donne che soffrono non soltanto una violenza fisica che conosciamo, che magari sentiamo, leggiamo sui giornali, ma una violenza psicologica che molto spesso le pone in una condizione di inferiorità rispetto all'uomo, solo perché hanno ricevuto da Dio un dono diverso rispetto a quello che possiamo avere avuto noi uomini, un dono che credo sia il dono più importante della vita. Grazie ancora. Grazie. Grazie Sindaco. Passo adesso a leggere il messaggio della Presidente internazionale. Mie care sorelle, della BBW in tutto il mondo, è con grande piacere che mi rivolgo a voi in occasione della cerimonia delle candele. Oggi ricordiamo tutte le nostre sorelle della famiglia BBW in tutto il mondo. Sono sicura che ognuna di noi ha aderito alla BBW con aspirazione di essere un punto di svolta nel nostro comune viaggio verso l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, una grande causa cara ai nostri cuori. Attraverso il mio viaggio nella BBW ho scoperto i 5 ingredienti per la ricetta del successo. Pioniere del lavoro che stai facendo, ma anche nei sogni che aspiri di realizzare.
passione nel portare avanti gli obiettivi che ti sei prefissa. Pianifica le tue azioni e cura le strategie che servono a realizzare la tua causa. Fai tutto al meglio delle tue capacità e continua ad imparare dagli altri. Sii costante e perseverante lungo la strada che con onore hai scelto senza perdere mai la speranza. Il mio tema per il triennio è dare forza alle donne per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lungo tutto questo triennio spero che avremo centinaia di storie da condividere come contributo della BPW agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Oggi rafforzeremo la nostra capacità di volare alto con lo spirito e la forza di coloro che sono venute prima di noi, mentre aspettiamo con impazienza quelle che verranno dopo di noi, ispirate dalle parole della nostra fondatrice, Lena Meller-Spitz, di essere un punto di svolta. Non fare piccoli progetti, non hanno il potere di rimescolare il sangue. Presidente internazionale 2017-2020, dottoressa Amani Eisborn. Adesso il messaggio che porge la nostra Presidente nazionale. Carissime Presidenti, carissime socie, è mio compito in questo biennio rivolgermi a tutte voi in occasione della cerimonia delle candele, la cerimonia nella quale idealmente stringiamo un solo grande abbraccio in tutte le socie del mondo, impegnate come noi a promuovere l'uguaglianza e l'empowerment delle donne, la loro affermazione nel contesto sociale, economico, politico e culturale, senza distinzione di genere, di etnia, di fede religiosa, di orientamento politico. La mia speranza è che ognuna di noi possa ricoprire in questa celebrazione quei valori di solidarietà, di sorellanza e di concordia che dovrebbero ispirare costantemente la nostra vita associativa. Che ognuna di noi possa riflettere sulle vere ragioni dell'appartenenza a questa federazione di donne per le donne. Tutti noi siamo orgogliose di rappresentare la più grande federazione della BPW con le sue 11.000 socie, orgogliose di essere presenti con le sue 300 sezioni in tutto il territorio nazionale. Ma sarebbero numeri vuoti e privi di vera forza se non accompagnassimo la quantità capillare della nostra presenza con la qualità dei nostri comportamenti e delle nostre azioni. Come ci hanno insegnato e come recita la preghiera che conclude la nostra cerimonia, cerchiamo di ricoprire la saggezza, l'eleganza, la compostezza di chi sa nutrire e coltivare pensieri grandi, di chi sa volare alto insieme alle proprie idee, senza lasciarsi trascinare stancamente da meschinità, da gelosie, da invidie. Le critiche, i giudizi affrettati e astiosi non ci devono appartenere, non devono essere il nostro stile. Continuiamo a lavorare con l'impegno che ha sempre caratterizzato le nostre azioni per la crescita della nostra associazione, per dar voce ai diritti delle donne in tutto il mondo, per l'affermazione delle nostre giovani, il nostro futuro, consapevoli che nessun obiettivo sarà impossibile da raggiungere, ma sapremo lasciarci guidare da un sentire e da ideali comuni, l'una nel rispetto dell'altra, insieme si può. Un caro abbraccio a tutte, la vostra Presidente nazionale, Caterina Mazzella. Passo ora la parola alla nostra Presidente distrettuale, Centina Corallo. Buonasera a tutte, è un piacere stasera condividere con voi questa magica serata della cerimonia delle candele. Saluto il signor Sindaco, grazie Felice per averci voluto qua insieme alla Vicepresidente Maria Giancitto, insieme alla Tesoriera Letizia Bonanno e alla Vice Presidente della Famiglia della Scuola, nonché nostra socia. Un carissimo saluto a tutte le presidenti delle sezioni vicine e a tutte le carissime socie e gentili ospiti. E
il signor sindaco ha centrato in pieno ovviamente la tematica di ieri, che non sia solo l'8 marzo. E io ringrazio veramente tutte le sezioni, le 91 sezioni del distretto Sicilia, che in vario modo hanno espresso la loro volontà di affermare la figura della donna in vari settori. Sono state veramente tantissime le iniziative, io mi scuso con tutte perché purtroppo non è possibile essere contemporaneamente in questi giorni con voi, però voi siete soddisfatte e quindi sono soddisfatta anch'io del vostro lavoro. E d'altronde è un orgoglio veramente rappresentare queste 3.500 soci del distretto Sicilia, che rappresentano ben un terzo di tutte le soci della FIDAPA BPW Italy. Quindi effettivamente insieme siamo una forza e unite veramente possiamo raggiungere le stelle. E sulla maternità della donna mi trovo particolarmente d'accordo, perché sono ginecologa e quindi in pieno questo privilegio che abbiamo non ce lo può togliere nessuno. Però permettetemi di dire che la donna subisce senza dubbio tante violenze psicologiche, economiche, eccetera, ma dall'altro lato c'è sempre l'essere umano che non rispetta, dico io, le regole, perché se ognuno di noi rispettasse appieno quelle che sono le leggi nazionali, e ce ne sono tanti, la donna non sarebbe mai vittima di questi soprusi. Quindi ognuno di noi nel suo piccolo deve in modo lineare, in modo semplice, rispettare innanzitutto l'altro che è vicino, che può essere una donna, che può essere un bambino, che può essere una bambina, l'uomo che è al nostro fianco. E da sole, anche le donne da sole non andremo da nessuna parte, ma l'unione con tutti i fratelli che ci stanno vicini sicuramente ci fa rendere ancora più forti. Le sezioni del nostro distretto, dicevo, c'è stata tanta carne a fuoco in questi giorni, ce n'è sempre veramente, devo dire, in tutti i giorni dell'anno sociale. E la cosa più bella è vedere le socie che, coinvolte all'interno delle sezioni, portano avanti quelle che sono le tematiche dettate dal nostro tema nazionale e dal nostro tema internazionale. E quest'anno oltretutto la Presidente nazionale Caterina Mazzella ha voluto centrare anche altri due punti, altri due grossi gruppi di lavoro che riguardano la Carta dei diritti della bambina, che in realtà da anni, direi tornando indietro, ci siamo sempre occupati di questa tematica proprio come FIDAPA, e l'altro è il gruppo di lavoro Team Gap, che affronta tutte le tematiche del mondo femminile, dalla medicina di genere, dalla violenza, dall'equità salariale, tutte tematiche che appunto fanno sì che la donna sia veramente affermata nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Insieme, dice la Presidente nazionale, si può fare meglio. Io dico si può fare meglio, meglio perché in rete, come spesso voi anche delle sezioni della provincia di Palermo, lavorate spesso insieme, sia per obiettivi che per progetti, perché la condivisione e il lavoro in rete sicuramente ci rende ancora più unite e ancora più forti. Le nostre cariche distrettuali o nazionali e così via sono solo delle cariche che servono per coordinare il lavoro, nel mio caso il lavoro del distretto. E la fonte delle iniziative sono sempre, come dicevo poco fa, sono le soci. Le cariche vi posso assicurare che passano, il nostro è un servizio, ma siamo principalmente delle soci. Io all'interno della mia sezione, come sapete, sono di Comiso, della provincia di Ragusa. Purtroppo in questo periodo, essendo sempre in giro, sono un po' più lontana e poco vicina alle mie soci, e questo devo dire che mi dispiace, perché la prima cosa è essere unite e lavorare all'interno del proprio territorio. La carica passerà, tornerò ad essere una socia della sezione di Comiso, e questo mi rende veramente, veramente orgogliosa. E che noi donne, come dice la nostra preghiera, dobbiamo evitare di essere
di avere dei personalismi, di utilizzare l'associazione a scopi personali, mai fare questo ovviamente. Il nostro compito è quello di dedicare un pizzico del nostro tempo per portare avanti quelle che sono le finalità della nostra associazione. Usare, dico io sì, la nostra federazione, ma usarla veramente per affermare la donna nei vari campi. E avremo modo sicuramente di incontrarci l'8 aprile a Caltanissetta con molte di voi per l'assemblea distrettuale, per il consiglio distrettuale. Anche questo è un momento di vita associativa, di confronto, di scambio di opinione. E poi avremo ad aprile invece l'Assemblea Nazionale e a Ischia, anche là avremo modo di incontrarci tutte le soge per condividere quest'altro momento associativo. Questa sera abbiamo la cerimonia delle candele, rappresenta, come lo sapete, per noi un momento molto importante. Importante perché al di là della consuetudine di accensione delle candele che rappresentano tutte le donne del mondo che fanno parte dei club in tutto il mondo, appunto, è anche un momento di condivisione e di riaffermare il nostro credo associativo. Quindi è un momento importante, la luce delle candele ci deve guidare anche, dare speranza per il futuro, che speriamo sia veramente migliore per tutti noi, ma soprattutto per i nostri giovani, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Io vi auguro veramente tanta condivisione e serenità all'interno della sezione e vi auguro anche, auguro a tutte noi soprattutto, un mondo di pace e di serenità. Buona cerimonia. Passiamo adesso ad un altro momento importante, alla presentazione delle nuove socie. E vorrei chiamare qui Valentina Ferraro e Claudia Macaione. Buonasera e benvenute. Chiamo accanto a loro le madrine, per Valentina Ferraro, la socia Giusi Testa e Rosaria Campino. Per Claudia Macaione, sempre Giusi Testa e Anna Maria Collura. Benvenute nella nostra sezione. Cerimonia ufficiale delle candele.
Siamo riunite per partecipare a uno speciale omaggio a una delle organizzazioni più influenti del mondo, la Federazione of Business and Professional Women, che unisce donne di tutto il mondo. Anche se le sue socie parlano molte lingue, vivono in paesi con tradizioni diverse, tutte loro condividono la stessa comunione di intenti. La BPW è stata fondata più di 80 anni fa negli Stati Uniti d'America dalla dottoressa Lena Madison Phipps, la quale pochi anni dopo ha concepito l'idea della cerimonia delle candele. Quando celebreremo questa cerimonia sarà come evocare memorie storiche e tanti successi di ieri e di oggi. Le socie degli Stati Uniti d'America cominciarono a fare viaggi di buona volontà attraverso l'Europa per condividere i loro interessi e le loro condivisioni con le donne europee. Attraverso i loro sforzi e la loro influenza, in diversi paesi furono organizzati gruppi di donne. Nel 1930 donne provenienti da 16 paesi si incontrarono a Ginevra, dove un sogno a lungo accarezzato, la formazione della Federazione Internazionale, è diventato realtà. Le candele simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate nell'associazione. In ogni paese del mondo, ogni candela bianca rappresenta una federazione, ogni candela blu rappresenta un paese in cui vi è almeno un club associato e le candele rosa rappresentano le socie individuali. La candela più alta, al centro, rappresenta la federazione internazionale. Accende la candela più alta la presidente del distretto Sicilia, Cettina Corallo. Nel calore e nello splendore della sua luce aperta alla tolleranza, donne, imprenditrici e professioniste in tutte le parti del mondo si riuniscono per condividere ricordi che parlano di amicizia e per riflettere sui principi fondamentali che hanno ispirato l'azione di Lena Madison Phipps e che oggi governano la Federazione Internazionale, un faro per le donne in tutto il mondo. Intrecciando insieme la nostra forza, rinnoviamo il nostro impegno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: lavorare affinché le donne ottengano indipendenza economica, pari opportunità e rappresentativa nella vita economica, civile e politica, incoraggiare e sostenere le donne e le ragazze a sviluppare il proprio potenziale professionale e di leadership, impegnarsi nell'istruzione e nella formazione, fare advocacy, favorire reti di lavoro, cooperazione, progetti no profit, la presentazione del punto di vista delle donne imprenditrici e professioniste che alle organizzazioni, alle agenzie internazionali, alle agenzie di affari e di governo. Accendiamo ora le candele bianche che ricordano le nostre socie in tutti i continenti che celebreranno questa cerimonia nello stesso modo. E come noi accendiamo le candele per loro, loro accenderanno una candela per il nostro paese. Prima accendiamo per ciascuna delle 6 federazioni fondatrici della BPW internazionale. Per l'Italia. Accende la Presidente. Per l'Austria, la vicepresidente del distretto Maria Ciancitto. Per il Canada, la tesoriera del distretto Letizia Bonanno. Per la Francia, la past presidente del distretto Rosa Maria Lascola. Per il Regno Unito, la presidente di Altavilla Milicia.
per gli Stati Uniti, la presidente della sezione di Caccamo. Accendiamo ora le rimanenti candele bianche al tavolo per le federazioni presenti nei seguenti paesi: Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgio, Brasile, Cile, Cipro, Corea, Ecuador, Egitto, Estonia, Finlandia, Germania, Giappone, Giordania, Indonesia, Irlanda, Messico, Nepal, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Singapore, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Thailandia, Taiwan, Turchia. Onoriamo adesso i nostri club associati nei seguenti paesi accendendo le candele blu. Accende la candela blu la presidente di Casteldaccia, Viviana Vaccaro. Accende una candela blu la presidente di Cefalù, Patrizia Messina. Accende una candela blu la presidente di Bagheria, Adele Musso. Accende una candela blu la presidente di Villa Padre, Lucia Schillaci. Per i paesi Barbados, Benin, Bermuda, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Russia, Filippine e Grecia, Haiti, Hong Kong, India, Islanda, Isole Cayman, Isole Cook, Israele, Giamaica, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Moldavia, Mongolia, Niger, Norvegia, Palestina, Panama, Papuania, Repubblica Ceca, Repubblica del Congo, Romania, Senegal, Slovacchia, Sud Sudan, Tunisia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Yemen, Zambia. Onoriamo anche le nostre socie individuali. Accendiamo la candela rosa. Accende la candela rosa, la pastor presidente di sezione, Giussi Testa. In Botswana e Namibia. La BPW International è un'organizzazione dinamica e potente di importanza mondiale. In molti paesi l'opinione pubblica e la legislazione sono influenzate dal suo lavoro. Come espressione della nostra voce presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la BPW porta a tale organismo mondiale le informazioni e le opinioni delle nostre affiliate in tutto il mondo. La BPW gode dello stato consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
ha anche stato consultivo presso l'UNESCO, l'UNICEF, l'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavora in stretto contatto con la Commissione per i diritti umani e la Commissione per lo Statuto delle Donne, la FAO, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, il Consiglio d'Europa ed altre agenzie specializzate. Ora, alla fine della cerimonia delle candele, accendiamo l'ultima candela, la candela verde, il futuro che viene accesa dalla socia più giovane, Emilia Quattrocchi. Mentre accendiamo questa candela, riaffermiamo il nostro obiettivo di andare avanti in fede, con coraggio e con entusiasmo, per occupare il nostro posto nel campo economico, sociale e politico con quel particolare impegno che ci aiuta a far nascere un mondo di giustizia sociale per tutti e quella pace di cui tutta l'umanità aspira. A conclusione della cerimonia invito Emilia a recitare la nostra preghiera internazionale. Vi prego di mettervi in piedi, grazie. Allontana da noi, Signore, ogni mischietà. Aiutaci ad essere magnani nel pensare, parlare ed agire. Fa che superiamo gli interessi personali e che non siamo ipercritiche. Fa che abbandoniamo le nostre pretese e ci incontriamo a viso aperto, senza vittimismi e senza pregiudizi. Fa che troviamo il tempo per ogni cosa e che possiamo essere serene, calme e gentili. Insegnaci a tradurre in azioni le nostre migliori iniziative, onestamente e senza paura. Fa che comprendiamo che sono le piccole cose a fare le differenze, ma che nelle grandi cose della vita siamo tutti. Fa che ci sforziamo di arrivare a toccare e conoscere il grande cuore umano comune a noi tutti. E Signore, non farci mai dimenticare di essere generosi. Ancora una volta ringrazio tutti i presenti, e in particolare la Presidente Cettina Corallo, che conosco i suoi impegni, so quanto è stato difficile e la ringrazio. Ringrazio le componenti del Distretto Sicilia, tutte le socie ospiti, tutte le mie carissime socie intervenute, grazie davvero, e anche ai gentili mariti, ai consorti, alle socie delle altre sezioni che hanno voluto accompagnare i loro presidenti. Grazie a tutta e buona continuazione. Grazie.